Asigliano è un comune circondato dalle risaie di circa 1400 abitanti, a 9 km a sud di Vercelli. Nel 1436 il borgo venne colpito da una furiosa pestilenza che, secondo la tradizione, si calmò solo dopo che gli abitanti si affidarono al patrono del paese. San Vittore era un milite romano di stanza Milano che subì il martirio all'epoca di Massimiano ed è invocato contro il fulmine, la grandine e gli spiriti maligni. Il santo viene celebrato ogni anno ad Asignano l'8 maggio o la domenica seguente, con la tradizionale corsa dei buoi, rito che si è ripetuto quest'anno per la 588esima volta, per sciogliere il voto contratto allora per riconoscenza nei confronti del patrono. La festa entra nel vivo sabato, quando la banda del paese si reca casa per casa a prelevare i priori di San Vittore, che sono i responsabili dell'organizzazione della celebrazione. A mezzogiorno, nell'aula del comune, di fronte al sindaco signora Carolina Ferraris e ai priori di San Vittore, è stato letto il regolamento. Buongiorno a tutti, asiglianesi e non. Grazie di essere qui oggi così numerosi. Oggi, sabato 11 maggio 2024, ci troviamo qui per l'incanto dei carri che ci porterà domani, a domenica 12 maggio, per sciogliere il 580esimo voto a San Vittore. Quando il traguardo sarà tagliato, allora potremo ancora dire una volta: il voto è stato sciolto. Viva Asigliano, viva gli asiglianesi e viva San Vittore! Cellesi e priori di San Vittore, regolamento per lo scioglimento del 588esimo voto a San Vittore. Articolo 1. Allo scioglimento del voto che si effettuerà il giorno 12 maggio 2024 alle ore 12 circa, parteciperanno numero 4 coppie di buoi. Articolo 2. Il via sarà dato dal sindaco pro tempore mediante l'abbassamento di una bandiera bianca e rossa soltanto nel momento in cui tutti i carri partecipanti saranno allineati sulla linea di partenza. Nel caso in cui una o più coppie partano prima del via senza subito dopo fermarsi, verranno squalificate. Ogni carro dovrà essere guidato da 3 conducenti, 2 a terra ed 1 sul carro. Quindi si è dato corso all'asta per l'assegnazione delle coppie di buoi e si è tratto a sorte l'ordine dei concorrenti sulla griglia di partenza. Allora, Baraccato al Pane a 50 mighi. A 50 mighi. Quanto 100? Sì, a 6 mini. Alzate solo la voce che se no non sento. 2000! A 2000 mini, bravo Pier! A 2000 mini! 2005! A 2000 sinsen mini! 4000! A 4000 mini! A 4000 mini! 4100! A 4000 sen mini! 6000! A 6000 mini! A 6000 mini! 5100! A 6000 e 6 mini! 7000! A 7000 mini! A 7000 mini! 8000! A 8000 mini! 9! A 9000 mini! A 9000 mini!
6.000. 6.000. Piero Wari. 10.000. A 10.000 mini. A 10.000 mini. 1.100. A 10.000 mini. A 10.000 mini. Inda. A 10.000 mini. A 10.000 mini. A 10.000 mini una. A 10.000 mini due. A 10.000 mini tre. I nomi? Nomi? Frasi. Frasi. Digiuma. Olmo. Olmo. Olmo Piero, Olmo Andrea, Carmignano Laura, Laura, Gioia e Fabio Tennaio. Tantesi do, via. Tantesi non do. Ha scritto solo Olmo Piero. Partiamo con l'estrazione. Mamma mia. Allora venga un rappresentante del primo carro, Olmo Busto e Molina. Alle 18 sul sagrato della chiesa parrocchiale è stata impartita da Monsignor Gianfranco Brusa la benedizione degli aurighi. Signore Dio, che fai risplendere la tua chiesa con le virtù e le opere dei santi, guarda questi tuoi figli che desiderano sciogliere il voto San Vittore, ma che dispongano di ciò che è necessario nella vita presente e aderendo con amore ai tuoi precetti procedono sicuri verso la meta. A te onore e gloria nei secoli, per Cristo nostro Signore. Amen. Ravviva in noi, o Padre, nel segno di quest'acqua benedetta, l'adesione alla tua volontà in Cristo, fonte di ogni benedizione. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Domenica, dopo la messa, di nuovo sul sagrato della chiesa, anche il carro del pane è stato benedetto dal Monsignore. Infine, domenica a mezzogiorno, dopo la processione dalla parrocchia di San Vittore, è iniziata la 588esima corsa dei buoi. A causa dell'eccitazione degli animali, tre degli equipaggi hanno superato la linea di partenza prima dell'avvio della gara. Due sono stati squalificati. Il terzo, per rendere possibile l'espletamento del rito, ha portato a termine la competizione, aggiudicandosi, ma ha rinunciato volontariamente a ritirare il premio.
Dopo la gara, di fronte alla chiesa di San Vittore, è stato distribuito il pane benedetto qualche ora prima da Monsignore. Si conclude con l'incanto del cero votivo e di alcune torte, il cui ricavato serve a ripianare l'investimento per l'organizzazione della festa. L'incanto del cero, parto a 50 emine, a 50 mini, 500, a 500, a 500, a 501, a 502, maestro un po' di musica, grazie. A 1000, a 1000, a 1000 mini, a 1000 mini e io. A mille mini e voi, maestro un po' di musica, grazie.